Ciao a tutti e bentornati sul canale! Allora, nuovo video, come da vostra richiesta vi ho fatto il video sull'applicazione del fondotinta Puro Bio e il fondo compatto. Quindi senza perderci troppo in chiacchiere vi faccio vedere l'applicazione e poi ne parliamo insieme. Allora, eccomi qui senza trucco per provare insieme il fondo di Puro Bio. Questo è il fondotinta compatto, il nuovo fondotinta compatto. E questo qui che sto per applicare è nella colorazione numero 02. La spagnetta è sporca perché già l'ho utilizzato. La mia molletta. Non so ancora bene come applicarlo, a dire la verità. Non so se fare in questo modo oppure tirare il fondotinta. Quindi faccio prima così e poi magari lo tiro. Cioè lo stendo. Comunque, allora vi dico subito che è un fondotinta in polvere, quindi non è assolutamente in crema, però è abbastanza coprente, devo dire la verità, cioè lo vedete anche voi magari dalla fotocamera che appena lo stendo copre la parte interessata. Essendo in polvere, devo solo inizio a metterlo qua sotto. Essendo in polvere non credo che sia adatto a delle pelli secche, assolutamente no, quindi evitate. È un fondotinta adatto sicuramente a chi ha la pelle grassa e mista. Allora, questa è la prima applicazione con la spugnetta, adesso faccio tutto il viso. Qui si vede qualche macchiolina ancora, qui anche, ovviamente io ho messo solo questo, non ho messo nessun'altra tipologia di fondotinta e questa è l'applicazione del prodotto. Allora, è molto leggera, sulla pelle è molto leggero come fondotinta e stavo volando la spugnetta. La durata è media, nel senso che ovviamente essendo in polvere a fine giornata non lo avete più. Vi dico la verità, utilizzandolo al lavoro per 6 ore, dopo un paio di ore, 3 ore e mezza, 4 ore, inizia a andare un po' via, anche perché mi tocco, quindi comunque non sto proprio ferma e quindi il prodotto svanisce. Non l'ho mai provato sopra un fondotinta fluido, ma sicuramente sul fluido ci sarà maggiore coprenza e maggiore durata, perché in qualche modo la polvere si va ad attaccare a qualcosa e di più umidiccio, diciamo così. Nel frattempo mi sono finita anche di truccare e dicevo, allora, come fondotinta ha un'ottima coprenza, la durata è media e devo dire che mi piace molto, perché ho sempre voluto comunque un fondotinta che coprisse bene, però che non fosse fluido, perché ogni tanto ho bisogno che la mia pelle respiri. E quindi io fino a poco tempo fa utilizzavo o quello della Benecos in polvere o quello di Neve Cosmetics, infatti il Flat Perfection, se non mi ricordo male. Infatti una di voi mi ha fatto proprio la domanda: ma quale è meglio tra i due fondotinta compatti? Allora, quello di Neve è meno coprente rispetto a questo. Questo ha una maggiore coprenza, ma la differenza è veramente minima. Quindi li trovo comunque entrambi dei buoni fondotinta compatti. Questo qui è leggermente più coprente. Come colorazione è stata impattante perché questa qui, che è la numero 2, è abbastanza chiara ma non troppo, mentre la numero 3, che sembrerebbe un po' più adatta al mio colorito, infatti vi ho fatto lo swatch delle tre tonalità, dalla 1 alla 3, nell'altro video, se non l'avete visto vi lascio qui il link. La 3 sembrerebbe più adatta al mio colorito, però poi applicandolo sul viso era molto scuro perché era come se si ossidasse, quindi state attente alla colorazione. Questo qui, il numero 2 invece, non fa questa cosa, forse il numero 3 perché ha una punta un po' di più di rosso e quindi tende un pochettino più ad ossidarsi. La tonalità perfetta per me sarebbe tra la 2 e la 3 messe insieme. Comunque potete notare anche voi il risultato sulla mia pelle. Devo dire che mi piace moltissimo. Lo sconsiglio a chi ha la pelle secca perché, ripeto, potrebbe leggermente far vedere troppo le pellicine, anche se poi alla fine non è molto secco, quindi non lo so, dovreste provare. Io ho la pelle grassa e mi trovo bene perché opacizza tantissimo, fa l'effetto pelle di porcellana.
devo dirvi la verità, le macchiette si vedono, andrebbero coperte con del correttore, ma non l'ho fatto proprio per farvi vedere, ecco, la reale coprenza. Comunque, questa era l'applicazione del fondotinta. Spero che il video vi sia stato utile nella scelta. Io ve lo consiglio perché è un ottimo prodotto, veramente ottimo. Quindi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel pollice in su. Non vi faccio vedere l'applicazione delle tinte labbra. A proposito, ho la numero 03, se vi può interessare, perché ho delle labbra piccine, troppo piccole, non è bello, non ho quelle labbra super carnose dove stendere il rossetto ti va a venire voglia di, di comprare la tinta labbra. Ho delle piccole labbra, cioè magari vedete l'applicazione da altre persone, sinceramente, perché su di me non è bellissimo. Comunque, anche le tinte labbra sono la fine del mondo. Vi dicevo, mi raccomando, lasciatemi un pollice in su se il video vi è piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate dell'applicazione. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!